Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video a tema riciclo 100%. Un porta CD come questo. Magari non sarà identico, ma sicuramente se non l'avete già buttato avrete qualcosa di simile dove mettevate i CD dei vostri artisti preferiti. Ebbene, se non lo utilizzate più perché i CD non li ascoltate più, li avete venduti, regalati, buttati, e ne avete uno del genere in giro, potete riciclarlo come porta minuterie ed è quello che faremo in questo video. Per quanto riguarda i porta minuterie, ne abbiamo creati anche altri. Andate a vedervi quello con le scatoline dei puzzle, oppure questo qui, ispirandoci a una confezione per contenere dei gamberi dal supermercato. Oggi invece il protagonista sarà questa. L'altro giorno, facendo ordine, l'ho ritrovata e avevo deciso di non buttarla dall'ultimo trasloco, ma così com'è non è per niente utile, anche perché ormai i miei CD sono finiti in soffitta, quindi questa non serve più a nulla. Quindi abbiamo deciso di andare a rimuovere la parte centrale, perché a noi fanno più comodo avere dei cassetti piccoli, sì, ma larghi, e ottimizziamo di più lo spazio. Si può anche fare però mantenendo la parte centrale e creando dei cassettini più piccoli. Quello varierà in funzione di quello che avrete bisogno voi, in funzione di quello che ci dovete mettere dentro. Quindi adesso noi andiamo a rimuovere la parte centrale e creeremo i cassettini su misura, il tutto riciclando all'inverosimile. Quindi utilizzeremo una cassetta della frutta per creare il fondo dei cassettini e le classiche assi di pallet per realizzare la struttura dei cassettini stessi. Ma mettiamoci al lavoro. Questa parte centrale, come i laterali, è stata inserita prima di montare il fondo del porta CD. Quindi, per eliminarlo e non smontare il fondo, vado a romperlo. Una volta rotto, si riesce a togliere e abbiamo la parte centrale. Come già detto, se voi volete mantenerlo, l'avete uguale, lo volete mantenere, non lo rompete. Tenete dei cassettini più piccoli. Ora procediamo smontando la cassettina per recuperare i fondi e il pallet per la struttura dei cassettini. Ora, visto che a noi basta l'asse tra chiodo e chiodo, non andiamo neanche a togliere i chiodi, andiamo direttamente alla troncatrice e eliminiamo le parti che non ci servono. Dovendo fare diversi tagli ripetuti, ci mettiamo un riscontro in modo che facciamo il primo e poi gli altri vengono tutti sbagliati uguali. Perfetto. Ora le rifiliamo tutte quante alla sega nastro, così siamo sicuri di avere tutte le stesse dimensioni. A questo punto andiamo con la troncatrice, l'impostazione di profondità, a togliere un angolino dove fare l'incastro con l'altra asse, dove poi andremo a mettere colla e graffetta. Dalle stesse assicelle ricaviamo i dentini che poi andranno
a scorrere all'interno delle guide dove andavano i CD una volta. Dopo aver tagliato anche i fondi dal fondo della cassetta dell'ortofrutta, andiamo con Vinavil D3 Plus idroresistente per legno e la fissatrice della Vigor a fissare il fondo sulla struttura e tutta quanta la struttura su se stessa, in modo da concludere i nostri cassetti. Ed ora che le nostre cassettine sono finite, andiamo a dare una levigatina per renderle un pelo più presentabili. Una ripulita di fino con carta vetrata a mano. E possiamo finalmente provare se abbiamo fatto un buon lavoro. Il primo cassetto entra, il secondo entra e il terzo entra. Direi che abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Quindi abbiamo deciso di piazzarla qui vicino a una delle altre che avevamo costruito in un altro video. I cassetti scorrono molto bene e sono belli capienti. Volendo sono modulabili, quindi possiamo anche spostarli di uno spazio più in basso. Così facendo si crea lo spazio ancora per un mezzo cassetto che, se vogliamo, un domani possiamo costruirlo e aggiungerlo. In tal caso faremo magari delle maniglette o dei pomellini o dei fori per poter estrarre i cassetti, che in questo momento non servono perché possiamo tranquillamente infilare le dita così. Oltretutto si può mettere un divisorio magari al centro per suddividere quello che c'è all'interno. Bene amici, la cassettiera è piazzata e noi siamo veramente molto soddisfatti. Purtroppo nella seconda parte del video abbiamo perso un po' di file e abbiamo dovuto riassumere un po' quello che abbiamo fatto. Le lavorazioni erano molte più estese, ma d'altronde facciamo quello che possiamo. Il risultato comunque è venuto molto bello, secondo me si accosta molto bene il grezzo con il nero della cornice. Soprattutto abbiamo recuperato qualcosa al 100%, quindi partendo dal legno, dal fondo, dalla cassetta dell'ortofrutta e del porta CD che ormai non aveva più un utilizzo. Quindi se ne avete un altro simile magari a casa vostra, potete convertirlo in questo modo e renderlo ancora utile nel vostro garage o anche solo in casa vostra. E se il video vi è piaciuto vi chiedo quindi di lasciarmi un mi piace, un commento con qualche consiglio che è sempre ben accetto, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo in un altro video e a me non resta fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.